Mi avete chiesto di fare un get ready with me e dato che devo andare dall'Oropo perché devo andare a vedere gli ultimi dettagli per quanto riguarda il mio nuovo brand di gioielli, ci prepariamo insieme. Dopodiché devo preparare anche la valigia perché dovrò andare a fare un weekend con i miei genitori, che sarà un weekend di lavoro perché devo sbrigare delle cose, però ne abbiamo approfittato per stare anche un po' insieme. Metto un po' di lip scrub perché ho le labbra davvero secche e trucco super leggero perché lo terrò tutta la giornata. In più, ragazzi, c'è un sole e quindi sicuramente non andrò a mettere fondotinta perché poi mi scioglierò tutta. Quindi ho applicato il correttore, adesso lo stendo con una beauty blender, diciamo un po' a mo' di fondotinta, però è molto molto più leggero e poi non andrò a fare appunto una base molto pesante. Comunque, raga, spero che leggermente si senta che sto facendo corsi di dizione. E mi sto impegnando veramente tanto a parlare bene, a pronunciare bene le parole. Attenzione perché ribadisco la cosa che io non voglio perdere il dialetto, perché il dialetto lo saprò sempre, è impossibile negarlo, sono a Napoli, automaticamente ci sarà sempre qualcuno che parlerà napoletano. Però almeno se devo parlare in italiano, voglio parlare appunto in italiano corretto. Però raga, il mio problema più grande rimarrà sempre il fatto che io parlo troppo, troppo velocemente. E infatti sto cercando di aggiustare anche questo difetto perché so molto spesso le persone davvero non capiscono, comunque devono risentire più volte quello che dico per comprendere. E ci sto lavorando, ci vuole un po' di tempo, ma ci sto lavorando. Il problema è che io non è che non so parlare piano, il problema è che io ho paura che l'altra persona perda l'interesse nei miei confronti e quindi io per non far perdere l'interesse, cerco di dire le 3.000 cose in 10 secondi così che capisca e mi ascolti. Raga, non chiedetemi cosa ho fatto sugli occhi perché non lo so neanche io. Volevo fare una cosa, poi me ne è uscita un'altra, cercavo di aggiustarlo, ma non ci sono riuscita. Quindi lascerò quello che ho combinato, anche perché non mi va di struccarmi e ritruccarmi, e applico il mascara. Mi sono cegata. Raga, no, sono pessima. La verità è che sono veramente nervosa, arrabbiata e triste, e quindi non me ne va bene una. Aspetto che si asciughi per pulire bene. Tra l'altro mi lacrima tanto l'occhio, spero che smetta presto. Metto giusto una matita sulle labbra. Non scrive tanto, uno perché non è temperata bene, due perché ho questo scrub, però un po' di colore l'ho dato e può andare bene così. Niente, raga, scusatemi per il flop e scusatemi se questo video non è tanto bello. Il prossimo spero lo sarà di più. Ciao. Momento lavaggio capelli, ho tutti i capelli gelati e devo assolutamente lavarli. Inizio sciogliendo la coda, che mi fa anche abbastanza male. Ok, sono rimasti così appiccicati in testa. Li pettino un secondo per togliere tutto questo gel e questa lacca e poi passiamo a maschere, oli, eccetera. Ho un po' di difficoltà perché ho paura che mi cadano troppi capelli e divento pelata. Adesso applico alla radice un olio rinforzante a base di olio di ricino, olio di rosmarino e biotina. Non ne metto troppo perché ho paura che mi si sporchino troppo i capelli anche dopo lo shampoo. Adesso con questa spazzola qui massaggio un po' per circa 5 minuti. Arrivata a ciò, l'ultima volta ho utilizzato Olaplex e so che è sconsigliato di utilizzarlo più volte durante la settimana o comunque durante il mese. Quindi applicherò olio di cocco, lo massaggio sui capelli, devo anche sciacquare un po' sia le mani che i capelli perché devono essere almeno umidi, quindi vado in bagno e lo faccio. Una volta arrivata a ciò lascio in posa sia l'olio di cocco e sia l'olio di ricino, di biotina e di rosmarino. Li lego così è un po' più comodo e poi vado a fare lo shampoo. Metto una molletta. Ok, un attimo. Le mani che le ho tutte oliose. Per il continuo mi aspetto su IG perché lì parliamo molto più approfonditamente di ciò e nulla, vi mando un bacione.